Ciao e bentornati su Shifai Recap Edita. Prima di iniziare, attenzione, allerta spoiler. Oggi andrò a spiegare un film survival americano intitolato The Tour. Buona visione! Il film inizia mostrando un uomo che si sveglia dal suo stato di incoscienza, di nome Jackson. Sembra che abbia appena avuto un incidente. Si guarda subito intorno, ma non c'è luce solare. In altre parole, la sua macchina è stata sepolta nel terreno. Cerca di aprire la portiera della macchina, ma i suoi sforzi sono vani perché la porta è bloccata. Freneticamente, prova a chiamare il 911, ma sfortunatamente il suo cellulare non ha segnale. Cerca quindi di trovare una frequenza radio, ma non rileva nemmeno quella. Prova anche ad avviare il motore della vettura, ma l'auto è rotta. Non molto tempo dopo, una scossa fa sì che l'auto si muova più in profondità. Pensa che se c'è stata una scossa come quella allora sicuramente non è stato sepolto da terra battuta. Si registra anche usando il suo cellulare come forma di informazione, nel caso in cui non possa essere salvato in seguito. Sentendosi pessimista riguardo alla situazione, non sa cosa fare. Spera anche che la squadra di soccorso venga presto a sapere del suo incidente. Attualmente, l'orologio indica 1:00 PM, indicando che c'è ancora una possibilità che venga salvato. Cerca quindi di ricordare cosa è successo disegnando il suo viaggio sul manuale della macchina. All'inizio tutto andava bene durante il viaggio, ma c'è stato un incidente che è successo all'improvviso, facendo seppellire la sua macchina sottoterra. Si rende poi conto che il tetto apribile ha iniziato a creparsi, a causa dell'enorme pressione del terreno. Ovviamente, non è una buona cosa, soprattutto perché può solo stare nella sua macchina e non può fare nulla. Il condizionatore emette solo polvere, facendo entrare le formiche rosse nell'auto attraverso il buco. Copre immediatamente il buco con del nastro adesivo. Va nel panico ancora di più perché fino a quel momento non c'è alcun segno che si salverà. Sentendosi depresso, decide di guardare i video sul suo cellulare. La sua fidanzata, Lori, si vede nel video. Dopodiché, ha intenzione di dormire conservando la batteria del cellulare. Per farla breve, si sveglia dal sonno e si rende conto che sono già 9:00 PM. Ha aspettato sottoterra per circa 8 ore, ma non c'è ancora alcun segno di aiuto in arrivo per lui. Jack, che sta iniziando ad avere il fiato corto, cerca di trovare un'apertura in modo da poter respirare liberamente. Quando apre il finestrino della macchina, la terra entra dentro. Il suolo è ancora soffice e bagnato, indicando che è sepolto nel fango. Nel frattempo, le crepe nel suo tettuccio stanno peggiorando, così rappezza immediatamente il vetro con del nastro adesivo. Usa anche un bloccasterzo per tenere la massa di terra, e fortunatamente sembra funzionare. Inconsciamente beve poi l'acqua finché non la finisce, rendendosi conto che è l'unica acqua che attualmente ha. Comincia così a pregare, ma quando finisce si rende conto che pregare non è abbastanza, e deve fare del suo meglio per uscire da solo. Improvvisamente, gli viene l'idea di controllare i suoi bagagli per trovare alcune cose utili. Inizialmente beve l'acqua che gocciola da terra, non preoccupandosi se sia sicura da bere o meno. Fa quindi un piccolo foro nel tetto apribile per trattenere l'acqua nella sua bottiglia vuota. La situazione è molto brutta, perché Jack deve fare pipì nella sua stessa macchina. Prende poi alcune parti del suo sedile per fare dei tubi di ferro, facendo poi un altro foro nel tetto apribile per consentire ai tubi di penetrare verso l'alto. Jack prende il tappo di bottiglia per fare un buco e lo lega con una corda per tenere i tubi dritti. Prima di continuare il suo lavoro, mangia l'unico biscotto per soffocare la sua fame. Beve anche l'acqua contaminata, che è stata raccolta in precedenza. Dopo aver mangiato, continua a spingere il tubo. L'esaurimento dell'ossigeno lo costringe a fare un buco per respirare. Dopo aver visto la luce all'esterno, controlla subito la profondità del terreno con la corda che aveva costruito prima. Apparentemente, il terreno soprastante è profondo circa 3 metri. Grida più forte che può, con la speranza che qualcuno lo senta mentre respira attraverso il buco. Ha poi un'altra idea, e fa del fumo attraverso il tubo in modo che possa essere visto dagli altri, ma il fuoco diventa troppo grande e non riesce più a controllarlo. Fortunatamente, riesce a estinguere l'incendio. Quando vuole controllare il buco, un'altra scossa gli fa sbattere la testa contro il tubo di ferro, facendogli perdere i sensi per un po'. Poco dopo, si sveglia con il mal di testa. Si toglie subito la camicia e la usa come una benda per fermare l'emorragia. L'unica cosa che può fare è sedersi inerte, pensando a come sopravvivere. Poche ore dopo, la ferita sulla testa di Jack trasuda pus, indicando che si è infettata. Improvvisamente, c'è un'altra scossa che fa crollare il retro della sua auto. Inevitabilmente, deve sostenere il retro della sua macchina con il resto dei tubi di ferro. Avendo poi molta sete, Jack è costretto a bere la propria urina.
Prende quindi la gomma dell'auto e ci inserisce il tubo della pompa per respirare l'aria all'interno del pneumatico. In preda alla disperazione, decide di scavare il terreno sopra di lui per allontanarsi dal luogo. Si applica anche olio su tutto il corpo per mantenerlo scivoloso in modo da penetrare nel terreno duro. Questa decisione è presa apposta da lui per sopravvivere, anche se non ne è sicuro. Inoltre, distrugge immediatamente il tetto apribile in modo che il terreno sopra di esso possa scendere nella sua macchina. Mentre si porta con sé la ruota dell'auto per respirare, Jack cerca lentamente di scavare la terra. Ad un certo punto, è finalmente in grado di stare in cima alla sua macchina. Dall'altra parte, l'aria negli pneumatici dell'auto si sta esaurendo, ma all'improvviso, per l'ennesima volta, c'è un'altra scossa che gli copre tutto il corpo di terra. Sorprendentemente, c'è un piccolo movimento che indica che Jack è ancora vivo. Dopo molto tempo, riesce a raggiungere il suolo e può vedere di nuovo la luce del sole. Alla fine, riesce a sopravvivere alla frana di fango che lo ha colpito. Iscriviti per guardare altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione.